Adesso potremmo fare qualche piccolo test, ad esempio questa lampada qui, se vado ad associare il materiale vetro, questo qui ha una, vedete che è applicato sopra una sorta di smerigliatura che io potrei anche accentuare o diminuire a seconda del mio parametro qui che è normal weight. Se metto a 3 questa normal weight in realtà, ma mi sono dimenticato ancora all'interno del materiale, che già in tempo reale è diminuita questa parte, ma ancora purtroppo bisogna andare in questo materiale, bisogna associare il nodo multiply dove non ci interessa stavolta il fattore di rotazione, ma alla A diamo Chord, quindi text coordinate, e B andiamo a creare un altro scalar in modo che questo lo chiamiamo normal underscore tiling. Questo ci serve per definire la grandezza della mappa sul nostro vetro. Andiamo a salvare, attendiamo ancora che il tutto venga salvato e possiamo fare qualche semplice test, ovviamente senza le luci ricostruite, ovviamente senza aver ancora preparato la nostra scena in un certo senso, ma da qui a breve lo faremo. Ma prima dobbiamo completare tutto il capitolo relativo ai materiali, quindi che sarà, vi preanticipo, diciamo, sarà abbastanza ostico e ancora molto lungo. Attendiamo che il software finisca di elaborare, vedete che ha terminato, e adesso ho la possibilità, tornando qui, qua diamo come valore, dove sta il nostro basic glass, eccolo qui, diamo come default volume 1, ovviamente, se no non riusciamo a vedere la mappa sopra il nostro vetro. E adesso credo che il nostro vetro basico sia veramente completo, dove è possibile fare tutta una serie di operazioni. Ovviamente all'interno di Unreal è sempre possibile integrare delle funzioni anche un po' più avanzate che ci consentono di fare delle cose, ma sostanzialmente adesso vedete è riapparsa la mia mappa. Qui posso modificarne, ad esempio adesso in questa fase posso andare a mettere ad esempio normal weight a 8 per accentuare questo effetto, però posso andare anche adesso a rimpicciolire, quindi normal tiling, vedete questo parametro, potrei portarlo a 2. Quindi salviamo e vedete che ho creato un qualcosa di questo tipo, ma non solo, posso andare a modificare la mappa di opacità, quindi a renderla più opaca. Posso andare a mettere, già l'avevo messo in realtà, la rifrazione a questo vetro, ma comunque già così si può vedere che esso si presenta in maniera meno trasparente.